ultimi giorni preparativi per uno spettacolo unico a Villa Draghi a Montegrotto Terme, che si chiama C'era una volta il circo. Cioè, voi trasformate la villa in un circo, Luca? Non proprio così, è un teatro spettacolo itinerante interattivo, quindi nulla a che vedere con il circo vero e proprio. Si cambia la prospettiva solita tra lo spettatore e il palco, ma sarà lo spettatore stesso a far parte della scena. Tu hai scritto la storia. È una storia che narra di un ragazzino, Peter, un orfanello, che assieme ad altri orfanelli è costretto per vivere a rubare e a lavorare per questa perfida Madame Bovary, che è questa gestrice di un circo, no? E in questo circo ci lavorano dei personaggi rocamboleschi. Uno di questi si chiama Max, è un vecchio mago decaduto e sarà quello che darà il cambiamento, una mano a Peter a realizzare i propri sogni. Musica, danza, magia, cos'altro? Esatto. Saltimbanco. Ci sarà una parte proprio di vero e proprio spettacolo, curata in parte da Giorgia Chiurato, che è la coreografa dello spettacolo, e Maurizio, io e altri collaboratori, che abbiamo ricreato quindi proprio dei momenti proprio di puro spettacolo. Buongiorno Mattia, vi aspettiamo.